Si è conclusa questa settimana nera per il calcio italiano in Europa. Ne usciamo un po' con le ossa rotte. Napoli e Inter a casa, cioè a casa in Europa League. E la Roma che fa una figura meschina, l'abbiamo detta prima. La Juventus anche che perde, mantiene il primo posto perché perde anche lo United. Perché mi sembra, io adesso non so un fenomeno nel ricordare le classifiche, ma mi sembra che la Juve stesse avanti di 2 punti. Avendo perso entrambi non è cambiato nulla, il Valencia era troppo distante, 4 punti sotto, mi sembra, per cui non impensierisce nulla. E mi pare 4 punti sotto, vabbè, non mi ricordo. Comunque, a noi ci interessa la Juventus che comunque passa prima il girone, e con un primo tempo al piccolo trotto, è evidente che mancava, cioè comunque quella cattiveria che contraddistingue la Juve. Nel primo tempo non ci stava, anche se comunque possesso palla, quello che vuoi, occasione in più, tutto quello che ti pare, però insomma non era la solita Juventus. Nella ripresa sicuramente abbiamo visto qualcosa in più, c'è stato il raddoppio e poi all'80esimo ha accorciato Dybala e poi c'è stato il Cristiano Ronaldo Show che in pochi minuti ha preso una traversa e poi gli è stato annullato anche un gol. Quindi è evidente che poi lui ci mette sempre quel qualcosa in più perché c'ha quella tigna che probabilmente i suoi compagni questa sera magari non tutti avevano. Comunque la Juventus passa prima nel girone, adesso vediamo poi i sorteggi che cosa diranno. Io sto ancora un po' sotto shock per la Roma perché effettivamente passare gli ottavi, ma come sta parlando la Juve? Sì, lo so, però passare agli ottavi di Champions, avere una squadra ridotta così ai piedi di Dio, che probabilmente faticherà, anzi ve lo do per certo, anche domenica contro Genoa. Io sto un po' agitato, sinceramente, non riesco a fare un video sulla Juve perché sono preoccupato per la Roma. Comunque, un saluto, è sempre calcio pazzo.